parte ad apposta. Siamo con Luigi Schimmenti. Allora Luigi, oggi si inaugura un nuovo percorso, un percorso sicuramente di grande senso di cittadinanza e di amore verso questo paese. Allora, rimodulare, risistemare Piazza Gramsci a Misilmeri col tuo contributo, riteniamo importante, tra l'altro tutto gratuito sulle tue spalle. Qua abbiamo tra l'altro un valido rappresentante degli uffici comunali, l'architetto Giuseppe Lobocchiaro. E allora Luigi, che momento è per te questo? È un momento particolare che segna l'inizio di una lunga serie, mi auguro. Diciamo che siamo stati i promotori ad iniziare questa iniziativa, che penso sia una delle più belle, che a fine anno fa piacere sia all'amministrazione che alla cittadinanza. Mi auguro che tutto questo venga fatto in maniera quasi impeccabile. Mi impegnerò a tal modo di far venire questa piazzetta ormai devastata in maniera ottimale e vivibile dalla mia cittadinanza, perché è il mio desiderio questo. E mi auguro pure che altre persone prendano questa iniziativa a modello. A modello, e con l'aiuto dell'amministrazione, che diciamo ha preso l'iniziativa assieme a me a portare avanti questo progetto che finalmente oggi stiamo iniziando e speriamo nel migliore dei modi. Allora architetto, la piazza come centro di una comunità, di un luogo o comunque di un quartiere. Qui abbiamo l'impresa Schimmenti, Luigi dall'animo quasi natalizio, oggi lo possiamo considerare un periodo ideale per questi sani sentimenti. Tu che sei un architetto, come vedi questa iniziativa nel cuore di un quartiere, una piazza degradata che può risorgere? Qual è il tuo sentimento di uomo e di impiegato, di funzionario? Allora aspetta, facciamo un po' di ordine. L'iniziativa meritoria di Luigi Schimmenti nasce all'interno di una grande, importante occasione che il Comune di Misilmeri ha costituito col regolamento sulla cura e la gestione dei beni comuni. Questo è uno spazio pubblico, è uno spazio, è una piazza di un quartiere altamente, densamente popolato, un quartiere popolare, un quartiere che ha bisogno di questi spazi, è uno spazio degradato. Come il signor Schimmenti, tutti i cittadini possono, attraverso la proposta di un patto di collaborazione col comune, prendersi cura del proprio spazio, dello spazio che hanno a cuore. Non è detto che debba essere una piazza per intera, c'è chi magari può prendersi cura dell'aiuola davanti casa propria, e così contribuire col proprio senso civico, e questo è importante, col proprio senso etico, prendersi cura appunto di un pezzo del nostro territorio. Se ogni cittadino nel proprio piccolo facesse questa attività, avremmo sicuramente non solo spazi pubblici riqualificati, ma avremmo anche un senso di appartenenza che, specie di questi tempi, è importante ritrovare. Il valore di questa azione oggi più che mai a Misilmeri è da un punto di vista proprio di padre, sapere che qui verranno tanti bambini, e cosa si prova? Beh, sicuramente questo è importante. Misilmeri è per certi versi povero di spazi e servizi pubblici. Qui abbiamo una piazza, abbiamo un potenziale fortissimo, lo dobbiamo valorizzare. Oggi, attraverso l'attività del signor Schimmenti, si riqualificheranno le panchine, ma lo spazio è ampio, potrebbe, sulla scia dell'iniziativa del signor Schimmenti, si potrebbe anche fare sì che altri cittadini si sentano motivati a metterci dei giochi, a metterci altri tipi di spazi che servano alla socialità, e questo è sicuramente importante. Parliamo qui con il signor Sole. Allora, signor Sole, si iniziano questi lavori dal suo punto di vista, visto che lei è una persona qualificata, questa iniziativa che cosa comporterà in termini proprio di lavori? Cosa farete? Riprenderemo queste panchine, gli daremo, diciamo, un tocco di bellezza, un tocco di pulizia, saranno fatte in maniera più consona, più pulita. Architetto, è un momento importante, abbiamo detto, oggi più che mai significa che c'è un sentimento che unisce Misilmeri ai misilmeresi, e questo è gratificante. Il comune in questa iniziativa ha un ruolo importante, strategico, da protagonista. Che significa questo? Beh, significa che il comune ha a cuore
non solo la riqualificazione degli spazi pubblici, ma ha a cuore il fatto che siano i cittadini a sentire in prima persona questa riqualificazione come un fatto socialmente, eticamente virtuoso, ecco. Per cui il poter contare sull'iniziativa dei singoli, delle associazioni, è di fondamentale importanza. Domani questa piazza sarà sentita in maniera molto più forte dai cittadini, perché è nata dagli stessi cittadini che l'hanno riqualificata, questa piazza, come qualunque altro spazio. Il Comune ha attivato nel corso dell'ultimo anno altri patti di collaborazione che stanno portando ad esempio altre associazioni a prendersi cura dei monumenti della città, o del verde del campo sportivo di Piano Stoppa, o altre piccole, microscopiche ma importantissime iniziative che domani, fra un anno, fra due anni, fra 10 anni, racconteranno di come i cittadini hanno fatto rinascere spazi. Un'altra pagina di un'altra storia. Okay. Buon lavoro. Grazie.